E bentornati nel mio canale di ASMR Therapy. Allora, oggi faremo una tipologia di video un po' diverso perché vorrei concentrarmi di più sul significato stesso. Quindi mi piacerebbe condividere con voi che cosa vuol dire ASMR, e presumo che quelli che mi seguono e che seguono anche altre ragazze o ragazzi in generale, quindi persone che fanno ASMR, lo sappiano già, però magari è più orientata una spiegazione verso le persone che arrivano per la prima volta a contatto con questa tipologia di video. L'ASMR non è altro che un acronimo di Autonomous Sensory Response, ovvero in italiano risposta autonoma del meridiano sensoriale, il che vuol dire che è una serie di impulsi che partono dalla nucca, quindi dalla parte posteriore della nostra mente, della nostra testa, e si disperdono nel corpo. Allora, le sensazioni che ognuno di noi può provare sono veramente svariate e soprattutto sono molto, 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 molto soggettive. C'è chi prova magari una sensazione di brivido, che parte appunto dalla nucca e si può estendere lungo il collo, lungo le braccia, oppure chi semplicemente percepisce una sensazione di relax e anche di serenità magari. Per esempio, io personalmente, la prima volta che sono entrata a contatto con questi video, sempre, su YouTube, e ancora oggi la mia sensazione non è quella di sentire il brivido, ma è quella di sentire una sensazione di sollievo, proprio di relax. Quindi più sto lì a guardare un video nella tipologia che a me piace, perché non tutti mi piacciono, più percepisco questa sensazione di relax, di serenità. E detto ciò, come dicevo, è molto soggettiva come sensazione, però d'altro canto ci sono tantissimi studi, tantissimi articoli anche a livello mondiale, perché sì, è un fenomeno, se lo possiamo chiamare così, oppure è una pratica che viene utilizzata ed è conosciuta in tutto il mondo. E che appunto tantissimi articoli che parlano, articoli anche scientifici, che parlano dei diversi benefici dell'ASMR in sé e che possono essere anche in questo caso veramente, veramente svariati. Però i principali benefici che vengono elencati nei vari articoli condivisi in varie lingue sono veramente tantissime, tantissime persone contro l'ansia in sé. E soprattutto per le nuove generazioni, quindi le generazioni Z, trovano, in base alle loro esperienze raccontate, trovano in questa tipologia di video un sollievo per l'ansia. Ok? Allora, adesso vi faccio un esempio. Avete presente quel rumore leggero, quindi il suono leggero?
sente appunto quando piove. Qual è di solito l'effetto che vi fa quel rumore? Nella stragrande maggioranza dei casi incita una sensazione di relax o addirittura di sonno. Io ad esempio adoro dormire con il rumore della pioggia perché mi rilassa. Oppure avete presente il rumore delle cascate, quindi il suono che emettono le cascate in mezzo alla natura. Qual è la sensazione che vi trasmette quel suono? Di tranquillità, no? Di serenità o di relax. Oppure vi faccio un altro esempio. Ci sono ad esempio tantissime persone alle quali piace dormire con la TV abbassata al massimo livello, al minimo livello, quindi magari lasciano la TV accesa per il primo tempo finché non si addormentano, oppure anche tutta la notte, perché quel sottofondo di persone che parlano, che sia comprensibile o che sia anche addirittura non comprensibile, che magari è così basso il livello che non si capisce perfettamente quello che accade. Questo induce alle persone un sonno più tranquillo, un sonno più sereno. E questi sono appunto solo alcuni degli esempi che tutti quanti noi nella vita riscontriamo e che magari non diamo in realtà un significato, oppure non associamo questi eventi a un nome in sé, a un particolare argomento che appunto nel suo essere è la ASMR. Detto ciò, e sicuramente anche voi vi siete trovati in una situazione così, la tipologia di ASMR, quindi i triggers, chiamiamoli così, possono essere vari, veramente, veramente tantissimi. E parlando di triggers, mi riferisco alla voce, ad esempio, in primis, la voce delle persone che parlano, che può essere un whispering. L'altra tipologia o il livello del tono della voce può essere il soft speaking oppure soft spoken, che sarebbe questo, che è leggermente più alta però anche più pacata, e qui ecco dipende, molto soggettivo, c'è chi preferisce una, chi preferisce l'altra. E quindi con la voce parte, diciamo, l'immaginazione e la creazione di ogni singolo artista di creare quello che meglio crede, ma dopo parleremo anche del tipo di contenuto che può essere fatto con l'ASMR. Il secondo trigger che può essere utilizzato per creare questi brividi o sensazioni di benessere,
ci sono anche il terzo gruppo, diciamo, di triggers che possono essere dal tapping, quindi parliamo di questo suono. Tapping oppure scratching. I suoni dell'acqua che dicevamo prima. Vediamo se riesco a recuperare. Veramente svariate tipologie di attrezzature, oggetti, modi di utilizzare i vari oggetti. E questa percezione è molto soggettiva, quindi magari una persona piace il talking, quindi i video in cui si parla o si sussurra, oppure c'è un'altra tipologia di persone le quali preferiscono il no talking, quindi senza alcun tipo di voce umana. E ecco, l'importante, io dico sempre, trovare quello che si addice a te, quindi quello che piace a te, sempre che sia possibile trovare un qualcosa che piaccia, però credo proprio di sì. E allora, per fare un video del genere, è sempre, veramente sempre consigliato l'utilizzo delle cuffie, prima di tutto. E, mettiamo le cuffie al secondo posto. Prima di tutto è sempre consigliato guardare o cercare questi tipi di video nei momenti in cui si è isolati, nel senso che sia un isolamento, che sia da soli oppure grazie all'utilizzo delle cuffie, però un momento in cui ti dedichi a te stesso. Perché se tu guardi questa tipologia di video all'interno di una stanza con 20 persone, tanto per guardare, non ha alcun senso. Effettivamente non ti sembrerà che questa tipologia di video possa avere alcun senso. Questi tipi di video sono fatti nei momenti in cui uno è in cerca della propria calma, di un minuto di relax, di un momento di isolamento, un momento dedicato a se stessi. Quindi qual è la prima cosa che uno fa quando cerca un po' di pace per sé? Si isola, quindi magari si trova da solo . Il secondo punto che è veramente consigliato è quello di utilizzare le cuffie. Perché? Perché durante la registrazione vengono utilizzati dei appositi microfoni. In questo caso io utilizzo il Blue Yeti, che non è un microfono semplice, cioè non è un microfono standard, è un microfono che è bidirezionale, che riesce a catturare il suono che viene emesso, e adesso vi faccio un esempio, da entrambi i lati. Quindi se io parlo su questo lato qui, sentirai il suono di più su un'orecchia che sull'altra. Invece se mi sposto su questo lato, sentirai il suono, quindi la mia voce, dall'altra parte. Direi che queste sono le basi
un po' di cosa vuol dire l'ASMR e quali sono i suoi benefici e quali sono i modi in realtà in cui viene applicato, in cui viene registrato e in cui viene impostato il tutto. Quindi io ho anche preparato un piccolo riassunto che magari rende di più l'idea. Quindi ASMR. In primo posto io come benefici metterei, come ho messo qua, sensazione di relax. È una mia sensazione personale perché appunto a me dà quella sensazione di relax, di sollievo, se posso dire così. In secondo punto ho messo motivazione se magari uno vuole utilizzare i propri audio per, come dire, migliorare la giornata all'altra persona, basta inserire al proprio contesto, al proprio video, delle frasi motivazionali oppure appunto frasi di positività. Io ho messo l'insonnia, quindi che i video ASMR combattono l'insonnia perché questa è la mia esperienza personale, così com'è l'esperienza condivisa da tantissime, tantissime altre persone. Perché guardando l'ASMR prima di coricarti a letto favorisce il sonno. E al quarto punto troviamo contro stress e ansia. E come dicevo prima, le nuove generazioni trovano questi video utilissimi per l'ansia e per, ecco, trovarsi in un posto sicuro, nonostante si tratti magari solo di suoni che vengono fatti durante la registrazione, oppure per, diciamo, l'effetto visivo, o solo il mio punto di vista, quello che è secondo me l'ASMR, anche i tecnicismi e a livello mondiale, un po' come viene presentato l'ASMR, come viene trasmesso. E mi piacerebbe sapere anche il vostro punto di vista, cioè qual è il vostro significato o qual è la vostra sensazione che provate guardando l'ASMR, quindi cosa, perché cercate i video ASMR e qual è il significato per voi dell'ASMR? Fatemelo sapere nei commenti e se i miei contenuti vi piacciono e anche se questo video vi è piaciuto, magari siete arrivati qua per caso, io vi invito magari a cercare anche altre tipologie di ASMR, magari quelle che non faccio io, ci sono tantissime magari a cercare quella tipologia che fa per voi, perché chissà, magari vi potrà migliorare la giornata, per non dire magari addirittura la vita.